trovato un accordo per i quasi 200 lavoratori della Ricchetti, azienda produttrice di fette al latte di Sant'Atto di Teramo, andata distrutta da un terribile incendio. Un'intesa portata avanti dai sindacati e dalla proprietà per affrontare questo difficile momento e che si concretizzerà in 13 settimane di cassa integrazione per i dipendenti a tempo indeterminato e il ritorno immediato al lavoro nell'officio adiacente ex Food Invest, invece per gli interinali che altrimenti non avrebbero avuto alcuna copertura. Sul fronte ambientale si è tenuto un tavolo tecnico coordinato dalla Prefettura di Teramo alla presenza di ARTA, ASLI, ZS, Provincia, Carabinieri e sindaci dei comuni interessati al possibile inquinamento Teramo, Castellalto, Mosciano e Bellante. In attesa delle analisi il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi ha però emanato un'ordinanza che impone misure di prevenzione per le 24 ore successive per un chilometro intorno al cono di nube che si è sprigionato dalla Ricchetti, imponendo il divieto di pascolo e di consumo di frutta ed ortaggi nell'area di rispetto. Per quanto riguarda le cause dell'incendio che ha distrutto i due terzi dell'azienda teramana, nessuno ancora si è pronunciato sulla natura accidentale o dolosa del rogo. Una prima stima parla di 2 milioni di danni tra struttura, materie prime e prodotti semilavorati, ma c'è anche tanta voglia di ripartire, espressa dalla proprietà, che prevede di trasferire ciò che resta della Ricchetti nell'azienda vicino e riprendere il prima possibile la produzione. Intanto, dalla ricognizione effettuata dall'ASL con il supporto dell'ARTA, è emerso che alcuni frammenti di materiale contenente amianto sono ricaduti solo nel cortile della ditta Alfa Gomma, confinante con l'azienda bruciata, e che si è già disposta alla messa in sicurezza del sito. Si è provveduto inoltre a bloccare il conferimento nella fognatura consortile delle acque di prima pioggia, accumulate nelle vasche, comprese le acque di spegnimento. Inoltre, secondo i risultati delle analisi effettuate dal laboratorio del distretto provinciale dell'Aquila, al momento dei prelievi nelle postazioni di controllo esterne allo stabilimento, i composti organici volatili generati dall'incendio non risultavano rinvenibili a concentrazioni significative.